Buongiorno a tutti, benvenuti. Ci troviamo qui all'Edificio Salvemini di Casalecchio e per questa occasionale, diciamo, inizio dell'anno scolastico abbiamo pensato di organizzare un benvenuto a tutti gli studenti e con la collaborazione di un gruppo musicale che arriva direttamente dalla Florida e che adesso vi presento. Sono molto famosi e suonano una musica molto bella e vi daremo entro breve occasione di ascoltare le più belle canzoni di questo fantastico gruppo. Benvenuti ai grandi amici dalla Florida, da Fort Lauderdale, i fantastici Sound of Vision. Thank you.
Volevo fare i saluti a tutta la scuola dal nome del mio gruppo, della mia band, si chiama Sound of Vision, come ha annunciato prima Morena, che è una nostra carissima amica, ci siamo conosciuti dall'altra parte dell'oceano, ma noi siamo una band, siamo a Miami, io sono originario di queste parti, sono originario di Cento di Ferrara, mi sono trasferito una decina d'anni fa, ho incontrato questi meravigliosi ragazzi e abbiamo deciso di mettere in piedi questa cosa. Adesso io sono un po' scollegato dall'ambiente italiano, non so più, vengo ogni tanto, non so cosa si ascolta, cosa non si ascolta, ogni tanto sento la radio. Quando ero giovane io ascoltavamo Vasco Rossi, poi c'era Zucchero, poi dopo ho perso un po' il filo della conversazione. Chi c'è oggi? Chi è che incide? Chi è che si vede per televisione? Chi è che si ascolta? Fatemi qualche nome, dai! Non sento! Come? Che ha detto quello? Ah, lui ha parlato. No, qualcuno ha detto qualcosa, dai. Chi è che piace ai giovani? Cosa ascoltate per radio? Chi è il cantante che funziona oggi? Ho sentito delle cose di Cesare Cremonini. Chi lo conosce? Ecco, lei. Comunque, nessuno vuole prendere la parola, va bene. Comunque, volevo dire un attimo quello che facciamo noi, facciamo una musica che è un po' un misto di varie cose musicali, c'è in mezzo un po' di jazz, c'è in mezzo un po' di ritmi afro-cubani, di cui è portatore il nostro batterista Orlando, nato a Cuba, e per il jazz la parte responsabile è qui presente Scott Glam, e c'è anche un misto di musica nera in mezzo che forse alcuni avranno identificato, c'è un po' di soul, c'è un po' di funky, quindi questa cosa qua che stiamo facendo è un po' un misto di generi diversi che a noi piacciono e che abbiamo deciso di fondere in questo gruppo che si chiama appunto Sound of Vision, e quindi li suoniamo, li facciamo, ci divertiamo soprattutto, che è la parte più importante di tutta questa cosa. Quando si fa della musica bisognerebbe prima di tutto divertirsi. E un'altra particolarità che volevo far notare del nostro gruppo, siccome siamo molto poveri siccome è difficile oggi fare della musica dal vivo, è difficile farla qui, è difficile farla negli Stati Uniti, abbiamo deciso di ridurre praticamente il nostro gruppo ai minimi termini, al minimo in cui si può fare della musica dal vivo in maniera decente, che secondo me sono le tre persone. Quindi il nostro batterista Orlando suona contemporaneamente batteria e percussioni, io suono praticamente pianoforte, questo qua, però con la mano sinistra faccio quel lavoro che dovrebbe fare il bassista se avessimo un bassista insieme a noi, e quando io faccio gli assoli di piano praticamente mi sgancio, mi libero, perché il nostro sassofonista Scott suona questo strumento, che è uno strumento elettronico, è uno strumento MIDI, e praticamente fa la linea di basso, faccio meglio io, no? Forse la fa meglio lui, la facciamo tutti e due abbastanza bene. E comunque questo è il concetto di Sound of Vision, non usiamo tracce, non usiamo basi, ma facciamo comunque della musica da vivo, facciamo della musica che sia fattibile in tre persone, e il prossimo pezzo che andiamo a farvi si chiama è una nostra composizione che si chiama Sunset Caliente. Ora, se c'è un insegnante di inglese o un insegnante di spagnolo messi assieme, sarebbe come dire qualcosa di caldo, qualcosa di eccitante, di caldo, di caldo, mi piace. Thank you.
Thank you.
Normalmente Orlando si alza un po' più tardi, è un po' presto per noi, siamo stati di sera. Thank you.
Lo so, si chiama. Thank you.